E là ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Mod Vital Gangster. Siamo qua con Timmy. Ieri abbiamo fatto 10 milioni di dollari con il riscatto di Elon Musk. È andato tutto bene per fortuna e ho comprato una villa che adesso vi farò vedere. In tutto ciò siamo con questa Bugatti Divo del 2019, quella che rubammo a casa di Devin Weston, e ho preso una decisione: la Bugatti Divo non la vendo, perché poi quando mi ricapita questa occasione, ragazzi, la Bugatti Divo costa veramente tanti soldi e venderla vorrebbe dire guadagnare pochi milioni di dollari, e quindi meglio tenerla secondo me la Bugatti Divo. Comunque andiamo subito, ragazzi, che vi voglio parlare di una cosa che molti di voi non sanno. Sembra tanto un segreto, ma un segreto non è. Bene, perfetto ragazzi, eccoci qua a bordo della Bugatti Divo di Devin Weston. Lui l'aveva fatta a blu scuro e io l'ho fatta bianca. Allora, cosa volevo dirvi? Ricevo spesso commenti, che sia qua su YouTube, su Instagram, dove volete voi, con la solita domanda: Tecno, ma tu non fai più live? Tecno, ma tu non metti mai la webcam? Non ti ho mai visto come sei fatto. Ok ragazzi, ora vi dirò una cosa che molti di voi non sanno. È da circa un anno e mezzo che facciamo live sia con la webcam che non. Io le live qua, su questo canale qui, non le faccio più, ma le stiamo facendo, ragazzi, nel canale di Extremo Giulia, che forse molti di voi non conosceranno. Adesso ragazzi, per dimostrarvi che io sto dicendo la verità, vi metterò una clip, ovviamente con la webcam, che abbiamo fatto al parco, addirittura mentre stavamo giocando a calcio. Molti di voi che stavano lì sicuramente vi porranno dire la verità, che veramente c'erano anche loro in quella live. Va bene, Sinca. Sì, Tecno Mancino. Quindi, se voi siete interessati a vedere altri video di GTA, di The Crew, oppure live con la webcam che tipo stiamo al parco, oppure al McDonald's, oppure in altri posti, vi lascerò questo link in descrizione, vi iscrivete e poi ovviamente ci vediamo lì, chiacchiereremo lì, ragazzi, perché abbiamo fatto robe veramente assurde. Allora, adesso non perdiamo tempo, ragazzi, che noi dobbiamo comunque fare le nostre cose. E ok, andiamo qua, in questa zona qui, che qua dovrebbe stare la casa di Timmy, che ve la faccio pure vedere. Niente ragazzi, vai, mi raccomando, se siete curiosi di vedere come sono fatto, di come gioco a calcio addirittura, venite. Poi ovviamente senza impegno, non è che vi sto obbligando. Per noi va bene così, nel senso che meglio pochi ma buoni, come si dice. Però se volete noi stiamo lì. Infatti noi, quando è stato l'altro ieri, abbiamo fatto la live su GTA tranquillamente. Vai, sfrecciati in me, corri con questa Bugatti Divo, non mollare. Macchina di Devin Weston, che adesso appartiene a noi, carissimo Timmy. E sfreccia sì ragazzi, e sfreccia sì. La Bugatti non mente, la Bugatti ragazzi non delude. Sa il fatto suo. Vabbè, c'è da dire che questa casa è situata in un posto veramente desolato, ma è quello che cercavamo noi. Infatti noi cercavamo appunto la natura, che non vogliamo sentire comunque clacson, motori, gente, casini. Qua si sta veramente bene, ragazzi, e soprattutto siamo molto molto protetti dalla polizia. Perché qua chi è che ci viene a cercare in questa zona? Nessuno. Però, se proprio dovessero venire, vi farò pure vedere cosa ho in mente io. Ho preparato già tutto. Purtroppo la strada è questa, cioè non è asfaltata. Mannaggia. Oh, frena. Ok ragazzi, eccoci qua. Non avete paura ragazzi, la Lamborghini la sto aggiustando io. Sto facendo il fai da te. Non mi vado ad andare dal meccanico, di cambiare lo sportello, di riparare lì la fiancata. Sto cercando di fare tutto io, quindi tra qualche giorno sicuramente arriverà il corriere, ci porterà lo sportello e poi cercheremo anche di verniciare questa fiancata qui. Quindi non vi preoccupate, è proprio così, abbiamo avuto un incidente, però è passato tutto. Allora, all'esterno si presenta così. Abbiamo un eliporto con l'elicottero pronto alla fuga. Da questa parte abbiamo un mini giardino con una piscina, un barbecue, un tavolino e due sedie. Poi ragazzi, si va all'interno, vi faccio pure vedere il garage.
Eccolo qui, abbiamo subito una Nero Custom, fantastica macchina. Abbiamo il banco da lavoro, il computer, l'armadietto, il coso qui per alzare la macchina, una moto e soprattutto ciò che vedete lì, quella freccia arancione, ragazzi, è qualcosa di veramente surreale, nel senso che tu non appena vai lì c'è un tunnel lungo che ti porta fino in città dove sta il Los Santos Custom. Però non credo di usarlo perché sennò poi dopo diventa troppo irreale, che c'è una cosa troppo fake. Però sta lì ed è bello, questo sì. Allora andiamo avanti, ragazzi, anzi vediamo prima qui, prima di salire sopra. Appena scendiamo, vabbè, qua si sono sedute le persone, ma è così GTA, ragazzi, quando voi andate in una casa ci sono i bot che si siedono. Comunque, qua all'esterno abbiamo una vasca idromassaggio completamente riscaldabile, acqua fredda, acqua calda, sia in inverno che in estate, e fa pure i massaggi, molto molto bella. E soprattutto, ragazzi, guardate cosa vede Timmy da qui. Relax allo stato puro. Sente gli uccellini, sente il vento tra le foglie e sente lo scorrere dell'acqua e vede i turisti passeggiare. Bello, bello, ragazzi, quindi veramente addio clacson, addio motori, addio rumori di marmitte, addio folla. Qua stiamo veramente nella pace più totale. Andiamo avanti perché si continua pure ad andare sotto, infatti vi faccio pure vedere sotto adesso. Allora, qua abbiamo la sala svago, abbiamo un biliardo, un divano, una TV, diverse console, tavolo da pranzo, cucina. Invece da questa parte qui abbiamo una specie di sgabuzzino che al momento vi ho messo alcune armi come munizioni, AK-47, di tutto e di più. E invece qua, ragazzi, la cassaforte di Timmy, che al momento come vedete è vuota perché ci è rimasto solo 1 milione. La casa è costata 4 e a noi è rimasto solo 1 milione di dollari. Però qualcosa c'è ancora. Abbiamo diversi gioielli, abbiamo diversi diamanti, abbiamo un po' d'erba. Poi qua abbiamo un armadietto con un po' di contanti, abbiamo un'arma, abbiamo delle cose ovviamente rubate. Eppure qua abbiamo delle armi. Poi non appena faremo un po' di soldi, ragazzi, li metteremo tutti quanti qui. Usciamo, andiamo sopra. Qua si continua a salire come vedete. E abbiamo comunque il corridoio, l'ingresso principale della casa, perché la casa è accessibile da qui. Quindi abbiamo l'ingresso. Da questa parte abbiamo l'ufficio dove gestiremo tutti gli affari. Abbiamo pure qua un armadietto delle armi, molto molto bello. Poi cosa vi devo far vedere? Ah, ok, qua abbiamo l'ascensore per andare sopra. Così qua, ragazzi, allora abbiamo il tapirulan, insomma si chiama così, tapirulan. Mi sembra che da questa parte c'era un altro sgabuzzino, infatti sì, però con pacchi normali, niente di illegale. Perfetto, camera da letto di Timmy, bagno con vasca, doccia, pure una bella doccia, bella grande. Poi TV, sempre console, impianto audio da paura, piccolo armadio, una sedia. Da questa parte come vedete abbiamo un jetpack, in caso che comunque la polizia riesce a capire che qua sta Timmy, lui prende, lo usa, ragazzi, e se ne scappa tranquillamente. Eppure da qua abbiamo una bella vista come vedete, no? Cioè, guardate qua, che figata, ragazzi, non si sente niente, io mi sto zitto. Gli uccellini, vi rendete conto, gli uccellini. Mamma mia, ragazzi, comunque andiamo avanti. Vabbè, aspettate, ragazzi, vediamo un attimo se ve lo posso far vedere. Allora, si va di qua, vedete? Si prosegue questo tunnel, così, ci porta qui, e poi da qui, guardate dove usciamo. Ecco dove usciamo, ragazzi, in pratica dove sta Los Santos Custom, proprio qua a Los Santos, quindi qualcosa di veramente surreale, che non userò mai, ovviamente. Si va di qua, si continua ad andare. E si torna a casa, come vedete.
molto molto bello. E niente ragazzi, questa è la casa, ci tenevo a farvela vedere perché comunque vi volevo anche tenere aggiornati su quello che ho fatto con i soldi, perché abbiamo fatto 5 milioni di dollari io e 5 milioni di dollari Jack, perché ovviamente abbiamo diviso il riscatto. I soldi erano 10 milioni, però ovviamente ragazzi va diviso il riscatto. Jack è stato di grande aiuto e quindi andava fatto così. Ci resta 1 milione e poi vediamo cosa fare ovviamente. Perfetto, dai. Ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e vi lascerò il link in descrizione del canale dove faremo le live. Ciao ragazzi.